Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una storia inquietantella che ha ispirato un film, ossia Strangers Pray the Night, uscito al cinema il 31 maggio del 2018. La pellicola è il sequel di The Stranger, un film di 10 anni fa, e sebbene la trama si discosti leggermente dal primo film, alla fine non cambia molto. Insomma, gli eventi che accadono sono pressappoco gli stessi. Infatti cambia solo il contesto in cui ci troviamo. La protagonista di questo film è una famiglia, Cindy e Mike, che si trasferiscono in una casetta di un complesso abitativo totalmente disperso in delle zone boschive. La speranza è quella di rimettere in riga la figlia Kinsey, che si è fatta espellere da scuola. Sperano che un luogo nuovo con una nuova scuola possa giovare alla ragazza. Ma ovviamente Kinsey è tutto fuorché felice di aver lasciato le sue amicizie. Così come suo fratello Luke, che per giunta ha dovuto pure subire la decisione dei genitori di trasferirsi in modo totalmente passivo a causa del comportamento di sua sorella. Quella che inizia come una nuova esperienza per poter ricominciare si trasforma ben presto nel peggior incubo che i protagonisti abbiano mai vissuto nella loro vita. Ma perché? In che cosa consiste questo incubo? In pratica ci sono 3 fori di melone mascherati che, non si sa per quale assurdo motivo, hanno intenti omicidi. Questo film, nonostante sia abbastanza bruttino per quanto mi riguarda, è tratto da un fatto di cronaca reale, noto come Candy Murders. Ma andiamo con ordine, perché oggi vi andrò a raccontare una storia realmente accaduta. Siamo nel novembre del 1980 e Glenna Susan Sharp ha pensato che non sia mai troppo tardi per essere felice. Ha pochi soldi, 5 figli da mantenere e un marito, James, dal quale scappa perché quel matrimonio stava diventando davvero davvero problematico, in quanto James aveva un brutto vizio, quello di alzarle le mani. Quindi Glenna prende su baracca, burattini e figli e scappa. Ma esattamente non sa che fare né dove andare. Inizialmente infatti si sistema in una roulotte nella città di Quincy, in California. Ma quella sistemazione non va bene, la roulotte è troppo piccola, è sempre piena zeppa di bambini e non c'è santo che tenga, c'è bisogno di più spazio. Però piano piano, anche grazie al sussidio dell'ex marito, Glenna riesce finalmente ad affittare una casetta tra le montagne della contea di Pumas, nella Sierra Nevada californiana, più precisamente a Candy, un piccolissimo paesino che definirei più che altro comunità, abbastanza isolato e tranquillo. Si diceva che Candy era il tipico posto dove poter lasciare la porta aperta prima di andare a dormire senza avere alcun timore. Oltretutto Candy offriva bungalow a poco prezzo. È perfetto per Glenna Sue. Candy un tempo era un luogo di villeggiatura, ormai andato fuori moda. E quindi Glenna Sue cosa fa? Piglia su baracca e burattini, affitta una casetta di legno, il bungalow 28, e si sistema lì con i suoi 5 figli. C'è John, che ha 15 anni, Sheila ne ha 14, Tina ha 12 anni, Rick ne ha 10, e infine c'è Greg, il più piccolo, che ha 5 anni. I ragazzi si adattano immediatamente alla nuova sistemazione, fanno amicizia con i vicini, vanno a scuola. Fino ad ora questa è una storia semplice, fatta sicuramente di vicissitudini e di difficoltà, ma è pur sempre una semplice storia. Ma ragazzi, arriviamo all'11 aprile del 1981. Quel giorno Glenna Sue e la figlia Sheila si dirigono a recuperare John, il figlio invece di 15 anni, insieme a una sua amica, Dana Wingate, a Quincy, e sono circa le 13:30. Una volta recuperati John e la sua amica Dana, ritornano a Candy. Ma un paio d'ore dopo, quindi verso le 15:30, i ragazzi fanno di nuovo l'autostop, proprio per tornare a Quincy e vedere alcuni amici. I due ragazzi, infatti, passano la serata a Quincy. Quella stessa sera, Sheila, la figlia 14enne, aveva in programma un pigiama party dai vicini, i Seabolt, che vivevano proprio in una casetta lì a fianco. Glenna Sue resta a casa con i bambini più piccoli, Rick, Greg e un amichetto, Justin Smart, mentre invece Tina e a guardare la televisione dei Seabolt. In realtà a Tina sarebbe piaciuto tantissimo partecipare al pigiama party con Sheila, ma quel pigiama party era una cosa tra ragazze. E insomma, non volevano bambine troppo piccole tra i piedi, così avrebbero potuto spettacolare un po'. Insomma, cose da adolescenti. Quindi, quando Sheila esce da casa sua per andare dai Seabolt, Tina torna indietro e quindi dai Seabolt torna a casa sua. Fino a quando, ragazze e ragazze, non arriva la mattina del 12 aprile del 1981. Come vi ho detto, Sheila ha passato la notte dai Seabolt, ha fatto un pigiama party, ma quella mattina alle 7 sta per rientrare in casa. Sheila rientra in casa alle 7, trovando i corpi di
Glenna, John ed Anna. Tutti senza vita. Tina non c'è, è scomparsa, mentre i bambini più piccoli sono miracolosamente incolumi in una stanza adiacente. Shayla, ovviamente, trovando una situazione del genere a casa sua, di primo impatto cosa fa? Torna indietro e va a chiamare Seabolt. E così entra in azione James Seabolt, che va a recuperare Rick, Greg e Justin, ossia i bambini più piccoli, dalla finestra della camera da letto. Successivamente però James Seabolt ha ammesso di essere entrato brevemente in cabina per provare a vedere se c'era qualcuno ancora in vita. James con questo atto ha potenzialmente contaminato le prove del processo, che poi ovviamente è avvenuto dopo la tragedia. Il modo in cui sono venuti a mancare Glenna, John ed Anna è molto cruento. Glenna è stata trovata su un fianco, vicino al divano, a terra, senza abito dalla vita in giù e imbavagliata. È stata pugnalata al petto e la sua gola è stata squarciata, così come la gola di John, mentre invece Dana pare sia stata strangolata. Per commettere questo terribile atto sono stati usati martelli e coltelli da cucina. E infatti l'autopsia determina che la dipartita di tutti è stata causata da un trauma da forza contundente. Ma il problema qui era che c'era stato un omicidio efferato la notte dell'11 aprile e quindi c'era anche un colpevole da catturare. Il primo punto a cui tutti penserebbero, che è dire una piccola comunità fatta di tanti bungalow ravvicinati. Eppure la famiglia Seabolt quella notte dice di non aver udito niente. Ma a differenza dei Seabolt, una coppia che viveva nelle vicinanze, ha sostenuto di aver sentito un urlo smorzato, ma non sono riusciti minimamente a dire da dove provenisse il suono che avevano udito. Una volta entrati nel bungalow 28, viene notata la mancanza della giacca e delle scarpe di Tina. In più all'appello mancava una scatola in cui la bambina teneva dentro vari oggetti. I bambini più piccoli, quelli che sono riusciti a salvarsi, sostengono che la notte della tragedia stavano dormendo. Ma poi Justin inizia a dire di aver sognato qualcosa di strano quella notte. Justin non faceva neanche parte della famiglia di Glenna, era un amichetto dei suoi figli. Justin dice di aver sognato due uomini che poi dall'identikit parevano Marty Smart, ossia il suo stesso patrigno, e Bo Dibe, un amico e coinquilino di Marty, che era già sospettato di essere uno un po' fuori di melone che apparteneva alla mafia di Chicago. E comunque, Bo era già stato al gabbio. Ma quindi Justin quella notte ha visto il suo patrigno? D'altronde, bisogna dirlo, la sua reputazione non era affatto buona. Marty era un ex militare, ma era violento. Non sopportava che la moglie Marilyn frequentasse Glenna Sharp. E sapete perché? Perché Marty sapeva che Glenna era scappata dal marito e la giudicava colpevole. Colpevole di aver lasciato suo marito, nonostante qualche volta gli alzasse le mani. Marty, peraltro, poco dopo la tragedia, ha affermato che un suo martello da carpentiere è inspiegabilmente sparito da casa sua. Ma chissà come mai, eh? E peraltro, la moglie di Marty Smart, ossia Marilyn, sostiene di aver trovato una giacca insanguinata nel seminterrato appartenente a Tina e di averla consegnata alla polizia. Peccato che non ci sia alcuna documentazione che attesti questo fatto. Lo sceriffo della contea di Plymouth, ossia Doug Thomas, presiede il caso e ha dichiarato in seguito che Marty aveva fornito un sacco di indizi, talmente tanti che pareva quasi volesse distogliere l'attenzione da se stesso, o meglio, pareva volesse allontanare il sospetto da sé. Ma viene sottoposto a un test della macchina della verità e lo passa. Peraltro, per quante dichiarazioni abbia fatto lo sceriffo, è risaputo che lui e Marty erano amici. E infine torna Justin, il bambino che pare abbia sognato i due uomini. Però, in ultima battuta, fanno fare una seduta di ipnosi a Justin. Il bambino racconta di aver sentito dei suoni provenire dal soggiorno, quindi si è svegliato e ha cercato di capire da dove provenissero questi rumori. Affacciandosi al soggiorno, Justin ha visto Glenna con due uomini. Uno lo descrive alto, con i baffi e i capelli lunghi. L'altro invece lo descrive senza barba e con i capelli corti. Entrambi portavano gli occhiali. Justin racconta che John ed Anna erano rientrati in casa da Quincy ed è da quel momento che è iniziato il battibecco, che poi è sfociato in rissa, tanto da far svegliare Tina. Justin però dice che Tina è stata portata via dalla porta posteriore della cabina da un uomo. Infatti Tina è sparita, dove diavolo è Tina? Viene condotta una ricerca nella zona dalla polizia, nella zona attorno a Caddy per circa 8 miglia.
però le ricerche si erano rivelate inutili. Tina non era stata trovata. Infatti Tina viene ritrovata solo il 22 aprile del 1984. Sono passati 3 anni e 11 giorni da quella terribile notte. Eppure viene ritrovata una parte di cranio e una parte di mandibola a Camp 18, vicino a Fetters Falls, una cascata sul fiume Fall nella contea di Butte. Da Caddy dista almeno 160 km. A giugno i resti vengono confermati da un patologo, Etienne Sharp. Ma sul caso del bungalow 28 scende il silenzio, che si trasforma ben presto in un'atmosfera pesantissima. È un cold case. Marty e Beau hanno cambiato semplicemente stato, visto e considerato che peraltro Marty aveva anche divorziato da sua moglie. Inoltre, lo sceriffo, nel giro di 2 anni, si era dimesso, anche abbastanza frettolosamente. La cabina in cui è avvenuta la tragedia è stata demolita nel 2004 e in un documentario sulla tragedia, Marilyn Smart, ossia l'ex moglie di Marty, ha affermato di avere dei sospetti riguardo il suo ex marito e Beau. Forse erano proprio loro i responsabili della dipartita di tutte le vittime. Marilyn infatti racconta che la sera della tragedia ha lasciato Marty e il suo amicone Beau in un bar lì vicino. Erano le 11 e Marilyn, dopo aver accompagnato i due al bar, ha fatto marcia indietro per tornarsene a casa a dormire. Arrivano le 2 di quella notte. Marilyn viene svegliata da dei rumori, va in sala e trova suo marito e Beau intenti a dar fuoco a qualcosa nella stufa. Però alla fine Marty muore di cancro a Portland, in Oregon, nel giugno del 2000. Mentre il suo amico Beau, che vi ricordo aveva dei rapporti con il crimine organizzato di Chicago, muore sempre a Portland nel 1988. Come già vi avevo detto, nel 2004 il bungalow 28 viene demolito. Ma è il 24 marzo del 2016 quando viene ritrovato un martello che corrisponde alla descrizione del martello che Marty aveva dichiarato di aver perso. Viene ritrovato in uno stagno lì vicino. Questa rivelazione è stata messa in evidenza dall'investigatore speciale Gamberg. Mike afferma che al tempo la polizia aveva ben 6 potenziali sospettati, che però alla fine non si sono rivelati colpevoli. Sempre nel 2016, in un'intervista, Gamberg ha criticato aspramente la qualità dell'indagine fatta al tempo, dicendo esattamente queste parole: se ci fosse stato qualcuno appena uscito dall'accademia, sicuramente avrebbe svolto le indagini più accuratamente. E beh, se ci pensiamo, lo sceriffo del tempo era amichetto di Marty. E in effetti si sospettava che avesse fatto il furbetto proprio per parargli il sederino. Arriviamo ad aprile del 2018. Gamberg dichiara che del DNA trovato sul nastro adesivo della scena della tragedia corrisponde a quello di un sospettato non solo noto, ma anche vivo e vegeto. Nonostante queste novità, questo caso rimane irrisolto. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.